Ciao, benvenuto o bentornato sul nostro canale. Se state per installare una caldaia in una casa di nuova costruzione oppure dovete e volete sostituire quella esistente, state guardando il video giusto. Troverai tutte le informazioni che stai cercando, ma se non trovi la risposta alla tua domanda, scrivici nei commenti. La prima cosa che dovrai fare è quella di assicurarti che sia a norma e che il lavoro venga fatto come si deve. L'installatore è obbligato a rilasciarti la DICO, cioè la dichiarazione di conformità. Questo documento serve a certificare che l'impianto sia stato installato seguendo tutte le norme vigenti e quindi che sia conforme a tutti gli obblighi e alle norme tecniche attualmente in vigore. Inoltre, appunto, certificherà che i lavori siano stati fatti a regola d'arte. La dichiarazione di conformità va sempre preparata utilizzando un modello standard previsto per legge e redatta in triplice copia. Una andrà al cliente barra utilizzatore, uno per lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui si trova l'impianto e l'ultima servirà per attivare le utenze di luce e gas. Ti ricordo nuovamente che è l'installatore che deve obbligatoriamente fornirti questo documento e lo farà dopo aver installato e collaudato la vostra nuova caldaia. Prima di spiegarti cosa devi fare per recuperare questo documento nel caso in cui tu l'avessi perso, ti informo che puoi richiedere la tua consulenza personalizzata online su diversi temi legati al mondo dell'immobiliare. E ti ricordo che da poco abbiamo attivato un nuovo servizio specifico per le successioni. Quindi, se anche tu devi sbrigare queste pratiche, contattaci e lo faremo noi per te. La dichiarazione di conformità è gratuita, a meno che la tua caldaia non sia stata installata prima del 2008. Quindi, in questo caso, sarà completamente sprovvista di DICO. Se volete mantenere questa caldaia, dovete contattare un tecnico specializzato che, dietro compenso, redigerà per voi un documento che non si tratta di dichiarazione di conformità, ma una DIRI, cioè una dichiarazione di rispondenza, che per legge è in grado di sostituire la dichiarazione di conformità al fine di avere il vostro impianto perfettamente a norma. Il costo della pratica DIRI varia a seconda dell'impianto, della sua estensione e complessità. Se invece avete smarrito la vostra copia di dichiarazione di conformità, potete richiederne copia a chi ve l'ha effettuata in precedenza. Se non si trova in nessun modo, perché magari la ditta che ve l'aveva rilasciata non opera più nel settore, o semplicemente perché il tecnico non ve l'ha mai rilasciata, sarete obbligati purtroppo a chiamare un nuovo tecnico e dimostrare così una nuova installazione. Solo successivamente lui potrà rilasciare la vostra dichiarazione di conformità. Ovviamente per questo discorso ci sarà un compenso. La cosa a cui dovrete prestare attenzione è che l'impresa o l'installatore che state interpellando sia abilitato a rilasciare la dichiarazione di conformità, perché non tutti i tecnici potrebbero esserlo. Perciò questo è il mio consiglio, non fatevi ingolosire da preventivi troppo bassi, perché un impianto o una caldaia senza dichiarazione di conformità potrebbe causarvi dei problemi. Nella speranza di aver risposto a tutte le vostre domande, vi invito come sempre a mettere un like se vi è piaciuto questo video, di condividerlo con amici e parenti e di iscrivervi al canale attivando le notifiche, così verrete aggiornati non appena pubblicheremo un nuovo contenuto. Io vi saluto e ci rivediamo venerdì prossimo, sempre sul nostro canale, con un nuovo video.